poter arrivare a una soluzione. Se la soluzione è quella là che io mi devo dimettere, io mi dimetto, non ho problemi. Si è dimesso il presidente del consorzio di bonifica integrale dell'Agro Nocerino Sarnese, che domani nel corso di una conferenza stampa spiegherà i motivi della sua decisione. Vincenzo Orlando ha resistito 10 mesi prima di gettare la spugna e diventa così il quarto a rinunciare all'incarico in appena 2 anni dopo decenni di commissariamento. Stretto nella morsa della crisi finanziaria dell'ente, Vincenzo Orlando appena la scorsa settimana era stato invitato a fare un passo indietro dai rappresentanti sindacali, dai 136 dipendenti, in sciopero contro i ritardi accumulati nel pagamento degli stipendi, ce ne sono da incassare ben 4. Se alla fine mi rendo conto che eventualmente andando via io possa portare beneficio al consorzio, non ho nessun tipo di problema, però è mio dovere come ente, come presidente del consorzio, percorrere tutte le strade possibili per arrivare al risanamento di questo ente.